Eh sì, oggi si può stappare lo champagne. È arrivata la prescrizione. E già, Berlusconi & Company, quando c'era questa grande opportunità, beh, insomma, girotondi, casini vari e tutta la sinistra italiana a gridare allo scandalo. Ma oggi si stappa lo champagne a casa di Beppe Sala. Sì, perché condannato in primo grado per falso ideologico e materiale a seguito delle indagini su Expo, il sindaco di Milano, in quota PD, oggi può sorridere perché è arrivata la prescrizione. Sala dalla procura era stato condannato a 6 mesi di reclusione e poi tramutati in 45.000 euro di multa. La questione è semplice: dei documenti di nomina retrodatati da Sala, in particolare quando il manager era amministratore delegato di Expo, aveva semplicemente firmato delle carte per la nomina di 2 commissari legati alle gare più importanti di Expo, qualche centinaio di milioni pubblici, come accertato dalla procura appunto in primo grado. Ma oggi Sala non è colpevole, perché appunto è arrivata la prescrizione. Ma i grillini non avevano cancellato la prescrizione. Chissà se diranno qualcosa gli amici a 5 stelle. Onestà! Insomma, a breve li vedremo assieme, probabilmente nelle piazze di Milano, visto che Sala è ricandidato sindaco di Milano. Complimenti. E i grillini milanesi oramai hanno iniziato a non essere più all'opposizione, ma a fare questa dolce liaison che li porterà nelle braccia del Partito Democratico. Insomma, l'onestà e il giustizialismo, ancora una volta, a senso unico.